sia Fausto Aguariello che Mimmo Carrieri, tra le altre cose, hanno rilevato questi aspetti che mi sembra possano costituire un primo elemento di riflessione. Troppi progetti di legge a dimostrazione di una debolezza, no, complessiva. Secondo, la mancanza di una idea di fondo portante. E terzo, una trasposizione leggera, tra virgolette, della normativa europea, che pure potrebbe essere un buon aiuto. Mi sembra che la ragione storica di queste corrette osservazioni è che il tema della partecipazione nelle sue diverse articolazioni è stato, in parte lo è tuttora, ma è stata una tematica controcorrente nel dibattito sindacale e nel dibattito politico e nel dibattito istituzionale. Il dibattito sindacale, non ho bisogno di ricordarlo, non solo c'erano delle opposizioni, ma c'erano anche delle debolezze dei sostenitori, non c'è dubbio, questo è utile sottolinearlo, ma la parte politica, non, da tutte le parti, sinistra, centro, destra, non ha, questo tema era un tema non masticato, no? Anche dal punto di vista istituzionale, se noi pensiamo alla grande stagione delle privatizzazioni in Italia, no? La si guardi dal versante dell'azionariato, la si guardi dal versante della governance, no? Sono state occasioni nelle quali il tema è passato via liscio e non è diventato invece l'occasione italiana del... Ora, oggi probabilmente la riflessione che noi stiamo facendo e possiamo fare è se siamo di fronte invece a una fase non risolutiva dal punto di vista politico, ma nuova dal punto di vista della necessità. In questo senso, sì, effettivamente la globalizzazione e il post-fordismo, tra i tanti problemi che ci provocano, ci possono aiutare ad accelerare il tema della partecipazione, non come una opzione d'Italia di un modo di vedere la società, ma probabilmente come anche una delle condizioni che possono far parte dello stesso schema, diciamo, delle stesse regole, no, della competizione. Apro e chiudo la parentesi, ricordo che comunque ancora oggi lo Stato è uno dei più grandi proprietari e quindi penso Finmeccanica, RAI, Fincantieri, l'elenco eccetera, Enel, Eni e così via, le poste, quindi lo dico perché secondo me ha una fase anche nuova di privatizzazione, si deve aprire anche in ordine al debito pubblico, ma in ogni caso esiste anche un'interlocuzione non solo privata, il grande mondo delle assicurazioni e delle banche, per dire che anche, ha ragione, io condivido l'osservazione di Mimmo, lo dico subito, dobbiamo darci una taratura anche sulle piccole medie, no? La dimensione della grande impresa comunque presenta oggi una varietà di interventi, penso appunto al mondo finanziario, no? Quindi c'è un'attualità. La globalizzazione e il post-fordismo rendono quasi necessaria un'idea, io ho usato spesso la battuta, socio-salariati, e cioè Marchione è venuto ieri, l'altro, Marchione, perché stiamo parlando con questa alla Camera, ha fatto la sua bella audizione e di fatto ponendo un sacco di problemi al sindacato, ma ne ha rilevato la strategicità. Quando lui dice se non mi rispettano gli accordi io non reggo, mette una carica di strumentalità, ma alla fine ammette e riconosce che il ruolo dell'interlocutore è un ruolo importante, decisivo, sino al punto che c'è un'idea di corresponsabilizzazione dell'interlocutore in quanto soggetto associativo, ma del lavoratore in quanto dipendente e collaboratore. Allora, tu vuoi che io lavori come se fossi un socio, ma continui a trattarmi come se fossi un salariato, un subalterno.
Questa contraddizione bisogna decidere se la affrontiamo in avanti, cioè dicendo ok, accetto la sfida e a questo punto le condizioni del mio essere socio, tra virgolette, vediamo quali sono il tema politico che io ti pongo. Semmai questo è il passo successivo, la fase 2 anche degli stessi accordi sindacali che nel caso Fiat non sono arrivati sino a questa esplicitazione del tema, cioè la sfida a Marchionne non è stata portata nel punto alto. Seconda considerazione, però allora a questo punto lo provoco i nostri amici perché ci aiutino, però allora a questo punto dobbiamo aprire una discussione teorica e politica su questo concetto di economia sociale di mercato, perché lo usano proprio tutti. E bisogna allora stabilire dei paletti di riferimento che facciano diventare questo principio importante, però un principio che si possa leggere. No, adesso mi pare, io non riesco a coniugare l'economia sociale di mercato con la proposta di modifica dell'articolo 41 della Costituzione che ho letto in questi giorni, eppure viene motivata come con l'idea. Allora però qui si apre una discussione, una battaglia politica direi, no? Su un'idea di economia e quindi anche di sistema sociale che va rinvigorita nel paese e che è se c'è una ragione strutturale oggettiva, globalizzazione e fordismo, e ci aggiungiamo una battaglia culturale su una reinterpretazione dell'economia sociale di mercato, credo che siamo in condizione di dare un forte contributo. In questo senso, l'utilizzo nel titolo dell'articolo 46 aveva questa strumentalità, no? Cioè di fronte a un dibattito sul 41 e di fronte, Cesare lo ricordava, di fronte al fatto che prima o dopo arriviamo al 39, allora però non è questo il punto. Il punto è se ci mettiamo sopra un carico da 90 di una discussione culturale e pratica. Ultime osservazioni. Io penso che negli ultimi anni sono fatti anche dei passi in avanti importanti in ordine. Da un lato, lo si diceva prima, alle direttive europee che ci mettono in una direzione. Dall'altro, lo stesso diritto societario italiano ha fatto dei percorsi, no? Cioè oggi, se restiamo solo al lato della governance, il modello duale è un modello disponibile. Io penso che il modello duale può essere forzato come un sistema che risponde appunto ai consigli di sorveglianza, ma non è fuori dalla disponibilità giuridica e dalla disponibilità negoziale. Allora, se noi utilizziamo quanto ci dà l'Europa con le direttive, i pezzi del nostro sistema, del nostro diritto societario, perché per esempio il diritto societario nuovo prevede anche dal lato dell'azionariato la possibilità che vengano distribuiti degli strumenti, ma anche la dimensione collettiva a cui faceva riferimento anche Tiziano e che, sulla quale dobbiamo assolutamente impegnarci. E l'altra osservazione, prendo una e concludo, una riflessione che faceva Mimmo e che io la riprenderei perché la vedo, io la condivido ovviamente, tu stesso lo ricordavi, ma non è ancora ben presente, tu dicevi l'utilizzo dei fondi, no? Il tema dell'integrativa è un tema che sta crescendo, ma questo porta a una discussione che anche al nostro interno non è risolta. È successo anche nell'ultima assemblea del Partito Democratico, nella commissione, c'è stato uno scambio di opinioni, Tiziano la presiedeva, dopo un intervento mio e di un altro collega, di altri colleghi che sono intervenuti pesantemente sull'idea se lo Stato è autosufficiente o se di fronte a una domanda di servizi e anche di welfare destinata a crescere, lo Stato da solo non ce la fa, allora poniamoci noi il problema che non diventi tutto mercato, no? Ma c'è chi sostiene ancora che questa tesi è già una tesi svendita, lo Stato da solo non ce la può fare. A me pare che sia sbagliato, ma in questo senso l'utilizzo degli strumenti negoziali e legislativi come supporto alla capacità
dei lavoratori di darsi sistemi di protezione dei cittadini è un elemento ulteriormente importante di un'idea di società che dobbiamo sviluppare.